Milano Popolare propone nei municipi dove è al governo una delibera che prevede la possibilità di contributi anche economici a progetti che portino nelle scuole corsi contro la discriminazione, contro l'intolleranza, contro il razzismo e contro anche la discriminazione di genere, però ovviamente ha dei paletti, con dei paletti che sono i paletti del consenso informato dei genitori. I genitori devono sapere chi viene a scuola, cosa dice ai propri figli e dare il proprio consenso o dissenso alla partecipazione di queste attività. Non basta il piano di offerta formativa generale per avere un consenso ai genitori, bisogna che ci sia un consenso specifico sull'iniziativa. E poi quando si parla di educazione alla sessualità, all'affettività e al genere, questo deve avvenire nell'alveo della Costituzione, quindi deve avvenire con un'interpretazione del genere e del sesso che si attenga alla nostra Costituzione, così come tra l'altro dichiarato dal nostro governo nel momento in cui ha aderito alla Convenzione internazionale di Istanbul proprio contro le discriminazioni di genere. Il nostro governo italiano ha detto ok, aderiamo, l'applichiamo, ma per noi genere non è qualunque cosa, non è quello che una persona si sente, il genere deve rispettare il nostro dettato costituzionale, quindi essere legato al sesso, eccetera. Quindi questo per noi è fondamentale, il consenso informato, attenersi alle interpretazioni legislative italiane e soprattutto, terza cosa, terzo criterio con cui vengono distribuiti i fondi, è la pluralità, quello della pluralità. Ci deve essere una pluralità di voci quando si trattano temi sensibili che rispetti le convinzioni e convincimenti più profondi delle famiglie. Noi in sintesi siamo sempre stati quelli della libertà della scuola, la libertà di educazione, la libertà di poter fare delle scuole anche ideologicamente orientate, ma siamo anche per la libertà nella scuola e contro il pensiero omologante. Perché serve questo provvedimento? Per esempio sul cyberbullismo dallo scorso giugno c'è una legge nazionale che prevede anche il coinvolgimento delle scuole con un referente scolastico, un insegnante. Cioè, perché quindi era necessario andare oltre? Perché finora, con episodi anche successi a Milano, si è andati in una direzione sola, in una direzione unilaterale anche rispetto a questi corsi. Noi appunto vogliamo garantire il coinvolgimento delle famiglie attraverso il consenso informato e la pluralità delle voci. Noi non chiediamo di ostracizzare qualcuno, di metterlo al bando, cosa che però si fa oggi verso alcune posizioni. Noi chiediamo una pluralità di voci, soprattutto nella scuola pubblica. Se è pubblica è di tutti. Quindi i fondi da chi devono arrivare, scusi? Arrivano dal municipio, sono contributi che il municipio dà, come regolarmente dà ad associazioni, però specifici su questi percorsi, su questi progetti, purché appunto rispettino i criteri che dicevo prima.